Eravamo nell'ultima nostra puntata nel subappennino dauno, Volturara Appula. Oggi siamo invece su di un appennino. Siamo nel Sannio, quindi l'Appennino Sannita, a Gesualdo, un'antica città fondata dai Longobardi, appunto dal principe Gesualdo di Benevento, da cui questa città poi prende il nome. È un ridente centro agricolo della provincia di Avellino ed è anche una città bagnata da due fiumi, ma alle mie spalle riconoscerete un convento. È il convento dei Frati Minori Cappuccini, che qui sono presenti da tantissimo tempo. Questo convento prima apparteneva alla provincia di Napoli, ma poi fu dato ai frati della provincia di Foggia. Siamo a Gesualdo perché stiamo ripercorrendo i conventi dove Padre Pio ha dimorato per poco o per molto tempo e qui appunto il frate di Pietrelcina ha dimorato circa un mese, dal novembre al dicembre 1909, e ha iniziato qui a studiare gli studi di teologia morale. Quindi ha fatto qui gli inizi della teologia morale. Eravamo nel 1909, oggi siamo nel 2018 e quindi torniamo al nostro itinerario, un itinerario che nell'ultima parte del nostro cammino ci ha fatto riflettere sul nome di Gesù. Voi pensate che Padre Pio da Pietrelcina scriveva sempre, iniziava le sue lettere appunto tra gli altri nomi anche con il nome di Gesù, Jesus e di Maria. Spesso diceva sia lodato Gesù e Maria, per dire che il nome di Gesù era in sintonia con la sua vita. Ma quando veramente, dobbiamo chiederci, dopo aver riflettuto su cosa significa, su cosa vuol dire vivere, riposare sul nome di Gesù, che cosa vuol dire? Quando io effettivamente sono certo che il nome di Gesù vive in me, che io vivo per il nome di Gesù, che il nome di Gesù è profondamente unito al mio, meglio, come abbiamo detto in precedenza, che il mio nome riposa sul nome di Gesù, no? Ricorderete questa immagine, soprattutto quelli che ci ascoltano sempre, ogni giorno e a cui va il nostro ringraziamento. Il mio nome, la mia vita, i miei pensieri, i miei progetti, i miei desideri, cioè il mio nome, che è appunto la mia storia, riposa sulla storia di Gesù, sui pensieri di Gesù, sui desideri di Gesù. I miei desideri devono essere i desideri di Gesù. Lasciamoci oggi con questo interrogativo. Io riposo effettivamente sul nome di Gesù? E come faccio a saperlo? Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!